devo buttare, non c'è più niente da prendere. Lei che cos'ha qua? Una casa? Che cos'è? No, non è una casa, dicevo qua il box. È un box? Sì, solamente per passare 2 mesi d'estate e basta. E poi per l'invernale vengo a stare un paio di ore e me ne vado. Quindi lei non vive qui? No, io a Palermo vivo a casa mia. Ma era già successo altre volte? Sì, ma non così. È successo, 70 centimetri di acqua, un metro, sì. Quindi sapevate che la zona era un po' pericolosa? Certo, dopo che l'ho comprato l'ho venuto a sapere, altrimenti non l'avrei comprato. Quindi lei l'ha comprato già che era tutto costruito qui? Era qua tutto terreno agricolo, certo. E poi ho fatto la domandina, mi hanno dato il permesso di chiuderlo. Ho messo questo box qua, in lamiera, e basta. Quindi lei ha fatto tutto, diciamo, secondo le norme? Certo, io ho presentato la domanda. Però l'ha comprato come terreno agricolo? Come terreno agricolo, sì. Soltanto a pensare che un'ora prima dell'accaduto ero qui e pensare che magari potevo fare qualcosa, ma chi me lo doveva dire? Cioè non potevo far nulla. Non sapevate che questa zona era pericolosa, si sapeva? Si sapeva, sì, perché ci sono dei precedenti. Ci sono dei precedenti e non uno solo. Perché non si è mai fatto mai nulla? Adesso cosa va a fare? Adesso vado un po' a darmi da fare, rimuovendo tutto quello che è successo, spalando fango, la terra, recuperando il mio cane, che è ancora sotto le macerie.